con Capitan Tufano. Oggi un rientro, un pareggio 2-2, un pareggio sofferto, cercato contro una squadra, diciamo, forse più che alla portata vostra. Sicuramente era la nostra portata, soltanto che non è che abbiamo iniziato una delle migliori partite, infatti loro sono stati bravi a sfruttare, diciamo, un po' di disattenzioni nostre. Abbiamo trovato il gol a fine primo tempo e forse lì ci poteva aiutare a rialzare la partita del secondo tempo. Siamo entrati in secondo tempo con un altro spirito, però purtroppo loro erano chiusi pure abbastanza bene dietro. Abbiamo cercato il gol del pareggio su un calcio di rigore, dobbiamo cercare di dare di più perché fare queste prestazioni non ci aiutano ad andare lontano, quindi dobbiamo fare molto di più. Ecco capitano, quanto ha influito quel calcio di rigore subito dopo appena 20 minuti dall'inizio della gara? Sicuramente ci ha tagliato un po' le gambe perché loro non è che stavano creando chissà che, poi si sono trovati in vantaggio con questo calcio di rigore per me inesistente, però l'arbitro ha deciso così. Sicuramente ci ha tagliato un po' le gambe, non abbiamo avuto subito una reazione, quella è stata un po' la colpa nostra. Con Zinno, altro leader di questo Olimpia Casalnuovo, 2-2 contro il Casa Marciano. È stata una partita in salita, i primi 20 minuti sono andati bene, poi è arrivato questo calcio di rigore esistente, non esistente, lo rivedremo magari dopo, ma sicuramente quel calcio di rigore vi ha fatto un po' ritornare a San Vitaliano. Sì. Effettivamente sì, però noi non dobbiamo cadere, io prima di tutto, non dobbiamo cadere nell'errore di incorrere in nervosismo, prendercela con l'arbitro. Gli arbitri in queste categorie, questi sono, dobbiamo accettare il risultato e ricominciare da capo con molta più umiltà. Con questo nuovo modulo 4-1-4-1, Zinno e compagni come si sono trovati oggi? No, bene, stavamo giocando anche bene, facevamo girare la palla come si deve. Il problema è che i soliti errori difensivi, un po' sbagliamo noi in difesa, un po' si mettono gli arbitri e abbiamo dovuto ricominciare dal 2-0. Fortunatamente abbiamo pareggiato, magari altri 5 minuti in più l'avremmo anche vinta. Sicuramente adesso si affronterà con un 2-2 una settimana un po' più leggera, più soft rispetto a quella che vi siete lasciati alle spalle. Speriamo di sì, anche se noi volevamo fortemente la vittoria, non è venuta. Ricominciamo dalla domenica prossima sperando di fare la prima vittoria in trasferta. Con il trainer del Casa Marciano, Nicola Litto, mister, allora un 2-2 che vi lascia per un certo qual senso un po' di amaro in bocca. Ma penso che comunque sia un risultato, il risultato giusto, perché c'è stato l'episodio del rigore a nostro favore e forse quello dato a loro che ha equilibrato un poco le parti. Ma però io volevo innanzitutto ringraziare la dirigenza del Casalnuovo per l'accoglienza che ci è stata data. Non capita sempre. E niente, credo che appunto sia il risultato giusto e che siamo stati un poco ingenui nell'occasione delle due reti. Al 43esimo del primo e al 43esimo del secondo, la prima su una rimessa laterale, siamo stati poco attenti e nell'occasione del calcio di rigore avevo chiesto ai miei ragazzi di evitare qualsiasi contatto gli attaccanti della squadra avversaria, ma comunque l'arbitro ha visto il calcio di rigore e va bene così. Nel finale, quasi al 90esimo, stavate quasi beffando Loffredo. Sì, lo stavamo beffando. Purtroppo diciamo che la palla è capitata sui piedi del nostro ragazzo più giovane del 2000, sarà stata l'emozione, sarà stata la stanchezza, ma avrebbe dovuto fare la cosa più semplice, guardare soltanto la porta e toccare la palla, ma ha cercato di metterla con l'esterno e purtroppo la palla è andata fuori, ma va bene comunque così. L'importante è che siamo vivi, lo stiamo dimostrando, e che se cadremo ci vorrà un po' di tempo. E l'altra cosa importante è quella di riuscire a trovare altre 4-5 squadre più o meno alla nostra altezza per poter proseguire in questo campionato che già è un lusso per noi e il premio per i due campionati vinti nei due anni passati, quindi poco da dire, va bene così, va bene così.